Durante il Consiglio Comunale di Pesaro, la Regione Marche, con la presenza del Presidente Acquaroli e dell'Assessore Saltamartini, hanno ribadito che il nuovo ospedale di Pesaro avrà 460 posti letto. La domanda che mi sono posto immediatamente, anche attraverso un'interrogazione che è stata discussa proprio in questi giorni in Consiglio regionale, è da dove arriveranno questi 460 posti letto, ovvero circa 80 posti letto in più rispetto ad oggi, solo per quanto riguarda l'ospedale di Pesaro. Anche perché ricordo che quando parliamo di posti letto, un posto letto vuol dire più risorse, vuol dire più personale. La domanda che mi sono fatto appunto è da dove arriveranno questi 3 posti letto, chiedendo proprio alla Regione se arriveranno da un riequilibrio a livello provinciale, in questo caso vorrebbe dire ridurre i posti letto all'ospedale di Fano, di Urbino, di Pergola, o se ci sarà un riequilibrio a livello regionale, cioè che questo personale e queste risorse arrivano da altre province dove ci sono, come dire, maggiori posti letto rispetto a quanto prevede la norma, o addirittura se c'erano risorse in più per creare questi posti letto. Anche perché sarebbe molto grave se questi posti letto derivano dalle strutture di Fano, Urbino e Pergola, che vorrebbe dire la chiusura di alcuni reparti in queste strutture sanitarie. Ricordo quindi purtroppo che non c'è stata una risposta che ovviamente io mi attendevo, anche perché tutte queste cose, cioè quella che è l'organizzazione delle nuove strutture, o meglio delle strutture attualmente esistenti, cioè quella di Pesaro, Fano, Urbino e Pergola, andrà chiarita all'interno dell'atto aziendale. Atto aziendale che appunto andrà a definire l'assetto dei vari presidi ospedalieri, comprensivo della tipologia dei reparti, del numero dei posti letto, il personale e risorse. E non vorrei che questo atto aziendale venga approvato dopo le elezioni del 2024, perché sicuramente con questo atto aziendale saranno necessarie delle scelte anche difficili per la politica, che da quello che abbiamo sentito in aula, in consiglio comunale, verranno delegate completamente ai tecnici, come dire, quindi tutte quelle che sono le scelte difficili di riorganizzazione, la politica cercherà di scaricarle sui tecnici. Ritengo questo fatto molto grave, anche perché è la politica che ha promesso il mantenimento di tutti i reparti in tutte le strutture che oggi abbiamo nella provincia di Pesaro Urbino.